Raimonda Rossi vuol dire qualcosa? Certo, se no cosa sono venuto a fare? Eccellenza, ma io... La cosa più straordinaria di oggi, Gastone, te sei bravissimo, complimenti, perché mi rimettono in mente i vecchi professori, eccetera, eccetera. Ma quel che succede oggi, ho incontrato Abramo, mica lo conoscevo, per cui ossia sono cose reali, il quale mi ha dato dei, subito mi ha fatto capire, mi ha dato dei consigli su quel che brinco io, eccetera. Don Agostino, straordinario, mi ha rimesso in mente, eccellenza, il periodo del seminario, è una commedia, sì. Ma quando Gastone mi ha fatto leggere le pagine di Doncini, sono rimasto meravigliato da che incontinente, guarda. Però dico, come un lettore normale di oggi, che un po' qualcosa leggo dei miei amici di poesia, eccetera, sono rimasto proprio straordinario di quel che scrive, è un grosso qui. Ah no, la roba che poi volevo dire più importante ancora è della presenza di Fermignano qui. Perché in fondo, no? In fondo qui, eccellenza, quando si viene a Urbino, cioè, sembra che c'è solo Urbino. Invece non è vero che c'è solo Urbino. Ma oggi abbiamo un rappresentante, uno dei classici rappresentanti di Fermignano, che è il nostro Giulio, che qualche volta viene a combattere anche Urbano, ma pazienza, lasciamo stare, per altri motivi, eccetera. Ti do io il romanzo. Sì, ecco, c'è da fare con un romanzo. Bramante. Leggevo stamattina, comunque, eccellenza, che Bramante, da il grande scrittore inglese, accidenti la testa, che ormai non vuol più bene, è stato il grande architetto dell'architettura cristiana a Roma, cioè, Bramante, che era di Fermignano, non era di Fermignano, era di Castel Durante. La roba che volevo dire più vicino ancora, che quando io ho parlato di Doncini a casa, mia moglie mi ha detto, ma come? Insegnava con me a Urbino. È incredibile, dopo 80 anni che stiamo insieme, ma non ho mai detto mai che Doncini insegnava letteratura a Urbino. Non solo, ieri sono andato a Pesaro, che ormai non ce l'ho più perché mi tocca prendere la carriera, eccetera, eccetera. Ma vado a Pesaro, il mio amico, il nostro amico, accidenti gli occhiali, il nostro amico Cecini. Marco Cangiotti, che adesso ha lasciato la fondazione, questi giorni, mi ha detto, ma come Raimondo? Io è stato il mio professore per 3 anni, capito? E si ricordava di quando andava in escandescenza, quando, come diceva quando parlava appunto dei poeti, e allora sono stato molto contento, anche perché stasera abbiamo l'arcivescovo, è una roba importante, anche se lui è dappertutto, mi fa piacere, insomma, un'altra cosa vuol dire, una cosa solo, dopo smetto, l'importanza della cultura. Perché mi sembra che insomma che l'Italia per questo sia scadente, per cui abbiamo anche in queste università della terza età, adesso lo sai Gastone? A Urbania, cioè, vogliono diventare tutti professori, ma sarà mai possibile?